Ciao ragazzi e Buongiorno. benvenuti in questo nuovo video da Marco e Miki. Eccoci qua ancora mascherinati, giustamente. Allora, oggi abbiamo deciso di iniziare una serie di video in cui andremo ad approfondire le tematiche relative alla Fire Stick. Ci è stato richiesto da alcuni utenti di approfondire l'utilizzo della Fire Stick, ci siamo informati, abbiamo fatto delle prove e per cui oggi vi presenteremo i primi due contenuti di cui vale la pena parlare e seguiranno ulteriori video di approfondimento. Per cui, bando alle ciance, iscrivetevi al canale ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e attivate la campanella. Esatto. Ma così, prima di tutto questo, lanciamo la sigla. State notando che dopo un po' di utilizzo della vostra Fire Stick notate rallentamenti nel caricamento, nello scorrere dei tasti? Ecco, questo può succedere. Oggi vedremo come liberare spazio di archiviazione, in quanto non è illimitato naturalmente, ma è abbastanza contenuto. E vediamo come. Allora, ci spostiamo nel menu impostazioni, tutto a destra. Poi andiamo nel menu applicazioni. Andiamo a selezionare gestisci applicazioni installate. Vedete, ci fa già vedere la memoria disponibile. E qui ci verranno mostrate tutte le applicazioni installate. Se avete un problema specifico su una applicazione e quindi magari fa fatica a caricare un film, una serie TV, è molto lento nello scorrere, nel fare le cose, potrebbe esserci la cache piena. Quindi andiamo a selezionare l'app, in questo caso Disney Plus, e andiamo a selezionare Pulisci Cache. In questo caso, per esempio, RaiPlay trovate, come per tutte le altre applicazioni, nella parte in basso a destra il volume della cache, che in questo caso è di 75,48 MB. Andando a fare il tasto Pulisci Cache, potete vedere lì in basso a destra che diventa 12K, quindi un bel risparmio di spazio. Stessa cosa si può fare per tutte le applicazioni presenti in questa sezione. Ok, quindi ora tornando con la freccetta indietro del telecomando andiamo a vedere che lo spazio interno è aumentato e non di poco, insomma, per aver fatto un'operazione così semplice. Miki, il telefono! No! Ragazzi, questa era una scenetta. Nessun telecomando è stato maltrattato in questo video, non vi preoccupate. Era per farvi capire che se il vostro telecomando della Fire Stick ha subito dei danni, magari non così stupidi, potete ovviare in questo modo. Allora ragazzi, è semplicissimo. Non disperate se involontariamente vi cade il telecomando e non funziona più o vi si distrugge in qualsiasi maniera, ve lo mangia il cane o quant'altro. Andate sul Play Store o l'Apple Store e cercate l'app Amazon Fire Stick. Eccola qui, è la prima che vi si propone e la installate. Ci rivediamo dopo l'installazione. Eccoci qui, apriamo l'app Fire TV. Ci dice di selezionare il dispositivo da connettere. In questo caso, avendo già configurato tutto, facciamo accedi. Vi connettete e ci rivediamo dopo. Ok, una volta inserite le credenziali, vi va via il simbolo del wifi, diciamo. In alto vi si presenta il vostro nominativo, quindi è tutto corretto, e nella parte bassa centrale vi si presenta che cosa c'è collegato, quindi Fire Stick. Clicchiamo e intanto si connette. Ci chiede di inserire il codice a 4 cifre visualizzato sulla Fire TV. Inseriamo il codice che esce sull'Amazon Fire TV, ci dà delle veloci istruzioni su come utilizzare questo tab centrale e poi qui abbiamo praticamente gli stessi identici tasti del telecomando originale. Quindi in alto abbiamo il controllo vocale, abbiamo la rotellina per le impostazioni,
ok? Bisogna trascinarla verso il basso. Diamo le autorizzazioni, naturalmente, che ci chiede. Ok, se scorrete il dito su il quadrato che appare nella parte centrale, praticamente disposterete come se andaste ad usare le frecce del telecomando, quindi verso il basso, verso l'alto. Fatto molto bene, ottima reattività. La parte centrale andrà a sostituire le freccette del telecomando, quindi scroll verso destra e ci si sposta a destra, scroll verso sinistra, scroll in basso e scroll in alto. Bene, abbiamo affrontato i primi due punti inerenti alla Fire Stick, ne faremo degli altri, abbiamo un elenco di cose da proporvi. Speriamo che questi approfondimenti possano soddisfare la vostra curiosità inerente a questo prodotto che rende smart i vostri televisori. E ringraziamo la persona che ci ha fatto presente che si potevano fare tanti altri video, noi poi ci siamo informati e abbiamo trovato vari punti da potervi presentare. Detto questo, ragazzi, vi ricordiamo che qui sotto ci sono dei bei link ai quali potete cliccare per poter acquistare i prodotti che abbiamo presentato sul canale perché ritenuti ottimi prodotti, oppure prodotti che nel nostro futuro, speriamo prossimo, andremo ad acquistare e presentarvi naturalmente. Detto questo, alla prossima, ragazzi. Ciao, ciao, ragazzi.